siamo in una fase estremamente avanzata, come sapete. L'anomalia è stata che nel corso della fase finale dell'iter approvativo, che è quella appunto davanti alla regione nella cosiddetta conferenza dei servizi, c'è stata una rivisitazione del progetto a seguito di una diciamo diversa visione dell'autorità più importante coinvolta, che poi è la città di Roma. Ovviamente ogni modifica discussa a livello politico deve trasformarsi poi in tavole tecniche di progettazione che sono state consegnate nei giorni scorsi al Comune nella forma sufficiente al Comune per poter assumere la nuova delibera consiliare che andrà ad emendare la delibera 132 che ai tempi della Giunta Marino aveva rinvenuto il pubblico interesse sul progetto. E di conseguenza il Comune si è impegnato ad assumere questa nuova delibera consiliare di modifica della 132 entro appunto i termini della legge del Rio che scadono appunto il 16 giugno, quindi stanno calendarizzando intorno al 14 giugno la nuova delibera. Si hanno progetti che si ritengono utili e che si ritengono di beneficio per il privato e per il pubblico, non siamo io di temere che non debbano essere portati a termine. La ripercussione sarebbe stata ovviamente negativa perché evidentemente se non si può investire per migliorare quello che sono le prospettive gestionali attraverso appunto anche la disponibilità di un'infrastruttura, come ci insegnano altre esperienze in Italia e all'estero, si hanno meno opportunità e meno leve economiche da azionare.